Buongiorno ragazzuoli, buongiorno. Abbiamo appena lasciato il nostro hotel a Goreme e prima di andare a depositare la macchina e prendere il volo verso un'altra destinazione facciamo una capatina alla città di Avanos, che qua è una decina di minuti di auto da Goreme, per andare a vedere questa città della ceramica. La piccola città di Avanos sorge lungo le rive del fiume Kızılırmak o fiume rosso, attraversato da un ponte pedonale oscillante molto apprezzato e frequentato da abitanti e turisti. Un momento di puro divertimento. Non ce la fai. Passeggiamo al fresco dell'ombra dei salici piangenti e ammiriamo le sculture di terracotta che abbelliscono il viale pedonale che costeggia il fiume. La presenza del fiume rosso con la sua argilla ha permesso all'artigianato della città di Avanos di sorgere e fiorire, quindi un'attività assolutamente da non perdere ad Avanos è la visita di un laboratorio di ceramiche. Ce ne sono davvero tanti tra cui scegliere e noi abbiamo scelto il laboratorio Sultan's Ceramics. Senza appuntamento e senza alcuna spesa ci hanno accolto e raccontato i 350 anni di storia di questa attività di famiglia. Da intere generazioni lavorano l'argilla per ricavarne piccole e grandi meraviglie. Dopo aver assistito a una dimostrazione tenuta da questo artigiano con alle spalle un'esperienza di 50 anni e 10 minuti, offrono la possibilità di sporcarsi le mani al tornio. Purtroppo non avevamo molto tempo a disposizione, abbiamo dovuto rinunciare, ma voi fatelo! Passiamo poi al reparto di cottura e pittura delle loro opere, processi che possono richiedere intere giornate di duro lavoro. Il pezzo più bello della loro collezione è senza dubbio questa caraffa ottomana che si indossa infilando il braccio nel cerchio e si versa inchinandosi al proprio ospite. Che meraviglia! Siamo appena stati da Sultan Ceramics, consigliatissimo, potete entrare liberamente, c'è un signore che vi parla tranquillamente in italiano, vi fa fare il giro di tutti i laboratori, vi fa vedere come viene lavorata l'argilla, sia quella bianca che quella rossa, vi fa vedere il laboratorio dove si dipinge e poi dopo vi offre un tè e vi conduce nello shop, però nello shop non si possono fare foto e video, ma è pieno di oggetti bellissimi. Se volete acquistare qualcosa c'è lo sconto, non vi obbligo ovviamente, però è gradito insomma acquistare qualcosa. Noi abbiamo preso due o tre ciottoline che erano molto belle e un paio di portachiavi sempre in ceramica, molto belli e consigliatissimo. Sì, è una bella esperienza da fare. Molto bella, consigliatissima. E adesso dobbiamo letteralmente scappare in aeroporto perché siamo già in ritardo. Let's go! Riprendiamo quindi per l'ultima volta il nostro bolide e ci lanciamo nell'ultima folle corsa, a massimo 60 km orari, se no si finisce fuori strada, verso il parcheggio dell'aeroporto di Kayseri. Ammiriamo per l'ultima volta questo paesaggio così arido, con le sue montagne brulle e costellato di piccole aree verdi miracolosamente concesse da importanti impianti di irrigazione. Un ultimo saluto al nostro degno compagno di viaggio e si entra. Ben arrivati all'aeroporto Kayseri Havalimanı, ci dirigiamo verso l'entrata. Andiamo a prendere il volo. Gli diciamo anche per partire dove, no? No, non glielo diciamo. Non glielo diciamo allora. Lo so, sono una cattivona, ma nel prossimo episodio scoprirete la tappa successiva del nostro viaggio. Ora, come promesso, vi parlo brevemente delle tipologie di alloggi che potete trovare in Cappadocia. Infatti, oltre alle classiche strutture come ostelli o hotel, o anche ai sontuosi konak, che sono tipici di tutta la Turchia, potete trovare anche strutture molto particolari. Bene. Chiusa la nostra cave room, possiamo andare? Per prima cosa è possibile pernottare in stanze scavate all'interno delle conformazioni rocciose, esattamente come gli antichi abitanti di questa regione, ma con qualche comfort in più, ecco. Solitamente si tratta di hotel di fascia medio-alta e quindi i prezzi sono un pochino più alti rispetto alla media. L'altra tipologia di strutture sono le stone house, ovvero strutture costruite in mattoni che in un certo senso vogliono imitare le molto più prestigiose cave house. La struttura nella quale abbiamo pernottato durante la permanenza a Goreme è una di quelle che si spaccia per cave house, ma in realtà è una stone house per la maggior parte della struttura. In base alla mia esperienza, per quanto riguarda la qualità dei servizi e per com'era la stanza, è una valida alternativa e soprattutto i prezzi sono molto più abbordabili. Se andate in estate poi e soggiornate nelle stanze al piano terra, non c'è neanche bisogno di accendere il climatizzatore, quindi
Perfetto. Se volete vivere la fantastica esperienza di un volo in mongolfiera nei cieli della Cappadocia, un consiglio che mi sento di darvi è di prenotare direttamente all'hotel o alla struttura alberghiera nella quale alloggerete. Richiedendo a loro, infatti, è possibile prenotare con mesi e mesi d'anticipo e assicurarvi un prezzo più conveniente, se così si può dire. Siccome però negli anni il prezzo di questa esperienza sta letteralmente prendendo il volo, fino ad aver raggiunto cifre veramente assurde, per un viaggio decisamente più low cost esiste una validissima alternativa, ma di questa ve ne parlerò nel prossimo episodio. Come sempre, grazie per aver guardato il video fino alla fine e ci vediamo al prossimo episodio.